Questo video è stato fatto prima della rigenerazione urbana e ancora la percezione di appartenere ad un unico territorio non è che fosse proprio, diciamo, lampante così come lo è nei video poi successivi. Cioè la presa d'atto di far parte di un unico territorio è stata quasi propedeutica rispetto al video, perché per la prima volta tutti i comuni hanno potuto riconoscere la quantità di beni e come questa veniva raccontata all'interno di un unico punto di vista. Per cui molti abitanti hanno preso coscienza di come fosse importante il concetto di un sistema culturale, proprio grazie a questo video, e per questo è stato propedeutico. Successivamente poi sono nate le rigenerazioni, le stesse piazze che avete visto erano tutte asfaltate e tutte carrabili, dopo sono diventate quasi tutte in automatico, tutte sostituito l'asfalto e rese pedonali. È quasi il racconto del pre e del dopo, di questi ultimi, diciamo, 4-5 anni di trasformazioni molto importanti. Tu, Antonio, forse volevi dire qualcosa? Volevo chiederti, siccome ho visto che le strade e le piazze erano ancora asfaltate, se appunto quel video era precedente alla rigenerazione o no, e chiederti anche un'altra cosa, cioè il racconto poi dell'immateriale, cioè di tutto quello che non riguarda, diciamo, le opere materiali, che sono le strade che sono state ristrutturate, i racconti, le ricerche sui percorsi, sui beni, cioè sono anche quelle delle cose che sono state finanziate con la rigenerazione urbana, o avete intercettato poi altre fonti di finanziamento? No, in realtà tutto il processo che è iniziato dal 2003 al 2011, anno in cui partecipiamo al concorso, al bando pubblico della rigenerazione urbana, sono stati tutti autofinanziati. Per questo all'inizio ho esordito dicendo: la partecipazione è una missione, cioè lo fai perché ci credi, lo fai perché credi che da lì possa nascere anche una formula alternativa al tuo lavoro. Tanto è vero che quando noi abbiamo iniziato nel 2003 a lavorare a San Cassiano, il primo anno è stato completamente autofinanziato, il secondo anno abbiamo avuto un finanziamento da parte del comune di 5.000 euro, che in realtà non erano dei soldi che venivano dati a noi, ma venivano aperti dei conti all'interno degli esercizi commerciali, quindi cartoleria, ferramenta, alimentari, per cui tutti i gruppi di ragazzi che venivano da Roma, Torino, ma che sono venuti anche dagli Stati Uniti, avevano la possibilità di decidere di soggiornare gratuitamente, perché avevamo in gestione le scuole elementari che in maniera temporanea venivano trasformate in dei piccoli ostelli gratuiti. Poi c'era chi invece giustamente veniva e approfittava di quel periodo, che era a cavallo tra fine luglio e i primi di agosto, per passare anche una vacanza, e quindi decideva magari di prendersi le case vacanza, e noi lì avevamo costruito il primo contratto sociale con i proprietari di seconda casa, in cui avevamo pattuito insieme un costo minimo. Tenete conto che quando abbiamo iniziato nel 2003 a San Cassiano non veniva nessuno l'estate, dal 2003 in poi molte delle persone che avevano partecipato ai workshop organizzati ritorna, perché ormai si è costruito una relazione, ma perché poi ha fatto conoscere, diciamo, il paese ad altri, e quindi si è innescato una sorta di processo a catena. Per cui oggi San Cassiano, nel periodo estivo, le case, le seconde case, sono quasi tutte diciamo affittate. Per cui il sistema di finanziamento è stato sempre un sistema quasi di autofinanziamento, di auto-organizzazione, fino al 2009-2010. Nel 2009 i Bollenti Spiriti premiano il progetto del piano di gestione e inizia il progetto immateriale, già sapendo qual era l'idea che sottendeva al progetto della rigenerazione.
Mentre la rigenerazione veniva finanziata nel 2011 e i cantieri iniziavano nel 2012, nel 2012 noi iniziavamo con la sperimentazione delle attività dei servizi. Per cui, mentre si faceva il cantiere del sistema delle interconnessioni, che comparivano i primi cerchi, comparivano i primi, diciamo, elementi di orientamento, già il percorso veniva utilizzato con Puglia Open Days. Cioè, la cosa interessante di tutta la faccenda è l'integrazione tra sistemi di finanziamento provenienti da assessorati e da linee di finanziamento differenti, ma che tutte confluiscono all'interno di un unico diciamo, obiettivo e di un unico punto di vista, comune a 10 amministrazioni comunali con orientamenti politici differenti l'uno dall'altro, ma che hanno sottoscritto un unico programma integrato di rigenerazione, che è un programma urbanistico. Cioè, è la dimostrazione che un processo partecipato può produrre una trasformazione urbana, e lo produce negli atti poi, no? Cioè, non è soltanto un fatto spontaneo, è un fatto, diciamo, riconducibile a un periodo specifico di eventi culturali, no, poi è un fatto che si misura poi con degli atti, con delle delibere. Per fare quel, per approvare quel documento lì ci stanno più di 60 delibere di giunta comunale e più 40 di consiglio comunale, tra tutti e 10 comuni che hanno partecipato a questo progetto, che non è facile, cioè è un fatto abbastanza inedito nel Salento che 10 comuni decidono insieme di fare un fatto così, cioè, nel senso, secondo me un po' c'è follia, un po' c'è ragione, un po' di fiducia, cioè, soprattutto c'è anche fiducia. Cioè, questo cammino che è iniziato dal 2003 ci ha permesso di guadagnare fiducia e rispetto non soltanto da parte degli abitanti, no? Dopo il 2003, il 2004, il 2005 ti fermavano d'inverno e ti dicevano: ma st'estate facciamo qualcosa, no? Cioè, vengono gli amici tuoi di Siena, facciamo poi i video, le cose. Cioè, te lo diceva l'anziano, te lo diceva il bambino, te lo diceva il ragazzo che aveva incominciato un po', no, a utilizzare strumenti nuovi, software nuovi, perché chiaramente si crea comunque uno scambio. Allora non avevi più la cosa legata esclusivamente al fatto del circo, no, che si rincontrava ogni estate durante il laboratorio, ma avevi poi le amministrazioni pubbliche che incominciavano a dire: va bene, stiamo costruendo una visione, ma poi alla fine sta visione a che serve, che facciamo, come si misura? E dall'altra anche la dimostrazione da un certo punto di vista che con pochi soldi si può fare anche tanto. Cioè, bisogna cominciare a ragionare che non c'è per forza bisogno dei soldi per poter trasformare le cose. Cioè, prima di tutto c'è bisogno di avere una consapevolezza e di costruirla. Se si costruisce una consapevolezza, si ha anche un'oculatezza nella spesa dei soldi, perché i soldi ce ne sono fin troppi, cioè troppi finanziamenti per troppi lavori pubblici che non portano a nulla. Cioè, quante, diciamo, restauri conosciamo di monumenti completati e abbandonati a se stessi perché non si sapeva qual era l'effettivo utilizzo, con ristrutturazioni e restauri fatti che comunque non sarebbero comunque utilizzabili perché per qualsiasi tipo di funzione si metterebbe in discussione l'impianto elettrico, l'impianto idrico, l'impianto antincendio, perché non avevano una chiara, no, destinazione d'uso. Allora bisogna prima capire qual è la destinazione d'uso e poi si capisce come spendere i soldi. E questo noi l'abbiamo misurato in cose piccole come la costruzione, perché come voi sapete i bollenti spiriti avevano due tipi di finanziamento, no? La parte materiale e la parte immateriale. Cioè la parte materiale era la ristrutturazione di proprietà pubbliche finalizzandole al tipo di laboratorio che si doveva insediare, e dall'altra una quota parte per la gestione del primo anno. Noi lì abbiamo fatto tutti i singoli laboratori, sono stati costruiti sulla base della gestione, quindi diciamo per il laboratorio mobilità si sono comprate le biciclette, le attrezzature per la ciclofficina, il desk per gestire il front office, diciamo, per gestire l'arrivo del turista,
il parcheggio della macchina, la foresteria su per permettere al turista anche di dormire la notte e riprendere la mattina successiva il tragitto. O per esempio nel mercato ortofrutticolo di Surano è stato costruito il laboratorio di gastronomia, quindi con tutti gli attacchi per le cucine e tutto quello che occorre per costruire una vera e propria cucina professionale, ma con una cucina con le ruote che ci permetteva poi di poterla caricare sui nostri camion e portarla nei vari eventi dove andiamo a costruire, no? Lampa, nidificare, e poter così cucinare. Perché poi c'è anche questo fatto, molte volte uno pensa che le cose si fanno se si ha la sede, no? Come se la sede fosse diciamo un fatto imprescindibile per poter agire su un territorio. In realtà le nostre sedi le utilizziamo pochissimo, cioè tutto avviene fuori, cioè la vera sede del laboratorio urbano Abitare i Paduli non sono tanto i piccoli immobili, quanto invece l'intero territorio, perché alla fine la raccolta delle olive, le olive le fai fuori, nidificare i paduli lo fai fuori, gli itinerari e i percorsi li fai fuori, e il contatto con le persone poi lo fai fuori, non lo fai nella sede. Cioè, e difficilmente a noi ci chiedono quando siete aperti, perché siamo sempre aperti, cioè siamo aperti perché stiamo sempre fuori, cosa che invece non accade con altri, per esempio, laboratori in cui si presuppone che ci sia un orario in cui tu vai, suoni, qualcuno ti apre, hai un servizio, no? Quando c'è. E invece ora volevo farvi vedere un intervento invece molto più piccolo, che è proprio il percorso della Congrega, dove nel 2006... eravamo appena tornati da poco, da 2 anni eravamo tornati da Firenze, abbiamo studiato, diciamo, il gruppo, c'è un gruppo che è il sottogruppo, diciamo, dell'UA che si chiama Metamor, che è invece uno studio di architettura. Eravamo da poco tornati da Firenze, quindi dalle esperienze di dottorati di ricerca, queste cose qui, perché a un certo punto ci siamo resi conto che anche l'università aveva i suoi limiti nella ricerca e che forse la ricerca si poteva tranquillamente fare nel proprio territorio, anzi andava fatta nel proprio territorio. Tenete conto che già nel 2003 avevamo iniziato tutto quel lavoro, quindi già in un certo senso il nostro obiettivo era quello di tornare e quel tornare ce l'eravamo un po' in un certo senso preparato 5-6 anni prima, andando a sperimentare modalità nuove di percezione e di trasformazione di un territorio. Per cui nel 2006, quando arriviamo, il comune di San Cassiano ci affida il progetto preliminare di valorizzazione di uno slargo che sta proprio di fronte a una chiesa, è uno slargo asfaltato della chiesa della Congrega, che rientra all'interno di un finanziamento dei piani leader più i vecchi piani leader del 2006. E all'epoca San Cassiano faceva parte del GAL del capo di Leuca. E praticamente...
Praticamente ci affidano l'incarico di fare un progetto di valorizzazione di uno spazio urbano. Quindi se fino a questo momento noi dal basso, per una nostra iniziativa, avevamo innescato un processo di riconoscimento del territorio, di avvio di un nuovo progetto, in questo caso ci troviamo all'opposto, è l'amministrazione pubblica che ci dà un incarico e noi possiamo decidere di perseguire due strade. O quella di fare il tecnico così come lo fa chiunque, cioè nel senso andiamo sul posto, facciamo il rilievo e dopodiché facciamo un progetto, oppure incominciamo a inventarci un nuovo modo di rapportarci con questa piazza e soprattutto un nuovo modo di concepire il progetto non più come un progetto ma come un processo. Per cui si iniziano le prime indagini preliminari, arriviamo sul posto, in parte chiaramente lo conoscevamo, e la prima cosa che ci viene in mente dice, vabbè, inventiamoci il processo, cioè facciamo il progetto del processo e poi dopo iniziamo il lavoro. Allora, l'idea qual era? È quella di... noi siamo stati coinvolti dal GAL e dal Comune di San Cassiano, ma a questo punto per costruire il progetto... non c'è bisogno solo dei tecnici, abbiamo bisogno di sapere quali sono i punti di vista dei potenziali visitatori e soprattutto degli abitanti. Soltanto da questo sistema di interazione fra diverse utenze può nascere un'idea che potrebbe avvicinarsi a un'idea condivisa. Per cui, innanzitutto, per comunicare questo fatto nuovo all'amministrazione pubblica, che non è abituata a ragionare su processo o progetto, no, portami il progetto preliminare, dobbiamo fare la determina di approvazione perché poi dopo il finanziamento lo perdiamo. Allora, per fargli capire che cos'è un processo, abbiamo fatto un fumetto. Un fumetto che racconta la storia di come nasce questo processo, che vabbè, non staremo qui a leggere, ma che in qualche modo sintetizza le nostre volontà, e questo fumetto lo diamo sia all'amministrazione pubblica, ma lo distribuiamo in tutto il paese. Per cui da qui si innesca anche una sorta di attenzione differente a quello che da questo momento in poi accade sulla piazza della Congrega. Per cui da questo momento in poi la nostra relazione con gli abitanti non è più quella dell'abitante che subisce il progetto, ma dell'abitante che incomincia a partecipare a un fatto nuovo che ha a che fare con il cambiamento di uno spazio urbano. Per cui, fatto il fumetto, incominciamo a ragionare su un principio. Questo piccolo slargo in realtà è formato da monumenti di una certa rilevanza, tipo la facciata della chiesa, una colonna con Sant'Eligio per me e San Cassiano per Antonio, un palazzo nobiliare adiacente, ma la cosa curiosa è che tutto intorno c'è un sistema di piccole case degli anni fine 800, degli anni del 900, che in qualche modo non sono assenti del contesto architettonico, ma che nella mente di tutti, nel momento in cui si affrontano i progetti di spazi pubblici, incominciano a diventare dei fantasmi, no? Cioè del monumento andiamo a indagare la data, no, di fondazione, chi era l'architetto, la famiglia che ci viveva all'interno, ma delle case degli abitanti nessuno si chiede chi ci abitava, chi era l'anima di quello spazio lì, perché ha avuto quella configurazione. Esiste un'arte minore e un'arte ufficiale, cioè lo stesso Pasolini, no, a un certo punto cerca di indirizzare l'attenzione su l'arte popolare, sul racconto orale. Allora a un certo punto abbiamo detto, perché non incominciamo a far diventare questa piazza il luogo in cui è possibile raccontare tutta una serie di storie orali che hanno fatto e hanno determinato l'uso di questa piazza, che l'hanno connotata, gli hanno dato un odore, una luce, un modo differente di porsi rispetto a questo spazio, che non è soltanto determinato dai fatti fisici, cioè dalla presenza della chiesa, della colonna, ma dal fatto che lì c'erano delle persone che ci abitavano, che ci giocavano su questa piazza, che la utilizzavano anche in maniere differenti, inedite. Per cui cominciamo a intervistare
tutti gli abitanti della piazza e a farci raccontare da loro la loro storia, il loro rapporto con quella piazza, da quando erano bambini fino diciamo ai giorni nostri. Per cui si coinvolgono circa una ventina di abitanti e da qui nasce un video che si suddivide in tre parti. C'è la parte, diciamo, spirituale, la parte che riguarda il gioco e la parte che riguarda il contesto architettonico e il loro rapporto. Questo diciamo, video che viene prodotto è montato da noi grazie all'aiuto di altri abitanti, esperti, fotografi e videomaker, lo facciamo vedere ai bambini delle scuole elementari e gli chiediamo a loro di rappresentare le storie che vengono raccontate dai signori anziani che abitavano la piazza. Questo che cosa significa? È un processo molto banale, ma in realtà è uno dei processi più interessanti. Quando un racconto orale viene simbolizzato, gli viene dato un codice, cioè diventa rappresentato e in qualche modo diventa impressionato all'interno di un testo. È come se fosse una ricerca storica che viene pubblicata, no? Quindi, in un certo senso, l'uso che si faceva della piazza viene raccontato attraverso i disegni dei bambini e questi disegni dei bambini diventano una sorta di codice che noi utilizziamo per raccontare le storie legate a quello spazio urbano. Per cui i bambini rappresentano quindi queste storie e queste storie vengono in qualche modo ritagliate e incollate all'interno di elementi in metallo. Durante però i lavori di cantiere, e si torna al principio del deterministico o quello in un certo senso tattico, quando facciamo il progetto in realtà non diciamo esattamente queste formelle dove vanno messe. Diciamo che vanno prodotte, ma non diciamo dove vanno messe. Facciamo un progetto molto a maglie larghe, ai limiti, diciamo, della legalità, perché comunque devi fare un computo metrico, devi fare una gara d'appalto, però in un certo senso si riesce a costruire un processo all'interno di questo quadro economico in cui prevediamo all'interno dei servizi il processo partecipato in cui viene coinvolta anche la ditta vincitrice della gara d'appalto, che in fase di esecuzione si decide il collocamento e la trasformazione della piazza stessa. Per cui durante le fasi di scavo, grazie a tutta una serie di storie che ci vengono raccontate dagli abitanti, che ci dicono: guardate che là sotto l'asfalto troverete delle ossa. Io mi ricordo quando c'era la terra battuta e giocavamo lì, uscivano delle ossa, noi le raccoglievamo in dei sacchetti e le nascondevamo in dei buchi. Durante gli scavi, dopo nemmeno 20 centimetri di scavo, vengono fuori oltre 60 tombe nascoste sotto l'asfalto. Queste tombe tutti sapevano che esistevano. Col vecchio approccio siamo tutti zitti perché se arriva la sovrintendenza blocca i lavori, hanno sempre praticamente costruito, hanno aggiunto l'asfalto, hanno fatto il sistema di collegamento del metano, quindi tranciandone alcune. Quando siamo arrivati noi, che in realtà lo sapevamo che avremmo trovato poi le tombe, visto che tutti gli abitanti in qualche modo ce lo raccontava e nessun documento ufficiale lo attestava, quindi l'importanza sempre del racconto orale, quando diventa poi, no, fatto certo, c'era solo quel pezzo visibile, che in realtà in quel pezzo lì c'era la stanza, una stanza costruita attaccata alla chiesa, che veniva utilizzata come scuola negli anni 30, negli anni 40. Durante la demolizione, quando è stata demolita, sono venute fuori dalle fondazioni le tombe basiliane. Però detto questo, è finito lì il discorso. C'erano le tombe basiliane, fine. Per cui inizia il nostro diciamo il nostro cantiere, escono fuori le tombe e a questo punto chiamiamo un'antropologa che viene comunque nominata dalla sovrintendenza. Però che facciamo? Coinvolgiamo quattro pensionati ex muratori che a titolo gratuito, insieme all'antropologa, fanno un piccolo laboratorio di scavo archeologico, per cui loro gli danno una mano durante il percorso,
di scavo e partecipano a titolo gratuito, questo permettendoci così di avere un abbassamento delle spese all'interno. Voi dovete sapere che quando c'è una scoperta di natura archeologica, non è che si scopre e la sovrintendenza prende e ti dà i soldi per fare diciamo, lo scavo. La sovrintendenza accerta che c'è bisogno di fare uno scavo, nomina un archeologo, con l'archeologo si quantifica il costo dello scavo e poi tocca all'amministrazione comunale trovare i soldi per fare lo scavo. Se non si trovano i soldi, si ferma il cantiere. Questa è la pratica, e questa è una pratica abbastanza comune, cioè molti cantieri li vedete bloccati per anni perché non esistono i soldi per andare avanti. Sapete anche che i comuni non hanno soldi per fare nulla, perché ormai diciamo, i soldi che arrivano a stento bastano per gestire diciamo, quelle che sono le spese ordinarie. Cerchiamo di trovare un modo per gestire il cantiere, andare avanti e rendere fruibile comunque lo spazio, cercando di portarlo a termine. Quindi utilizzando risorse del paese, quindi gli abitanti per lavorare all'interno del cantiere, togliamo tutto il pavimento che pensavamo di mettere e mettiamo della ghiaia, però nel frattempo che facciamo? Si fa tutto il rilievo delle diciamo 60 tombe che abbiamo trovato, che poi in realtà diciamo, erano delle tombe di persone povere, per cui capitava di trovare per esempio una tibia sotto il teschio, perché cosa facevano? Toglievano i resti di quello precedente e poggiavano l'altro di sopra, per cui era un sistema molto aggrovigliato di presenze di ossa molto differenti l'una dall'altra. Però la cosa curiosa è che alcune di queste vengono studiate, perché a un certo punto nasce l'idea di fare un piccolo museo antropologico in cui, in base alla deformazione delle ossa, poter stabilire il mestiere del, diciamo, dell'uomo che era stato in qualche modo diciamo, scoperto. Anche perché non c'erano monili, non c'era nessun tipo di ornamento importante, perché era un cimitero di persone povere nella sostanza. Per cui si fa lo scavo, si censisce tutte le ossa che si trovano, si catalogano, si incominciano a studiare, nel frattempo viene ricoperto tutto con la ghiaia, e una volta ricoperto con la ghiaia viene nuovamente restituito all'uso pubblico. Successivamente, attraverso sempre la rigenerazione urbana, abbiamo un finanziamento per un percorso di collegamento tra la congrega e il Parco dei Paduli. Per cui che cosa succede? Che quel progetto precedente viene nuovamente ripreso, quindi comunque era fruibile, ritorna nuovamente attraverso i soldi che ci arrivano attraverso quel progetto, portiamo avanti tutti gli studi legati diciamo, ai resti che sono stati scoperti, ci permette così di poter nuovamente ricoprire la piazza, ma avendo un rilievo dettagliato di tutto diciamo, il cimitero che era stato in qualche modo scoperto, e vengono allocate all'interno della piazza queste lanterne, che sono praticamente il risultato del lavoro che avevano fatto i bambini, perché queste lanterne che vedete in realtà da una parte mimano la presenza dell'antico cimitero, ma dall'altra restituiscono la storia della piazza, perché su ognuna di esse sono impressionati i disegni che raccontano le storie degli abitanti dello stesso spazio pubblico. Perché sono poi i corpi illuminanti della piazza. Infatti questa è una piazza particolarmente scura, in un certo senso mima un po' l'effetto dei cimiteri quando si vedono le lucette accese. Però la cosa curiosa è che, essendo meno illuminata, è lo spazio prediletto dai ragazzi più giovani, naturalmente. Quindi da una piazza che era uno slargo per parcheggi, oggi è una piazza in cui i ragazzetti si ritrovano lì e stanno bene anche con gli stessi abitanti, che per la prima volta incominciano a vedere persone che da lì invece fino a quel momento non vedevano, se non solo macchine utilizzate esclusivamente per parcheggiare le macchine.
ma diventa anche l'occasione per diventare il luogo delle partenze dei laboratori legati agli itinerari di collegamento con i paduli. E in occasione della festa fatta a San Cassiano da Lega Ambiente, perché l'anno scorso San Cassiano è stata nominata capitale dei piccoli borghi per la mobilità, e insieme a un dirigente della mobilità regionale, Roberto Gianni, non so se lo conoscete, alla mobilità, e viene anziché invitarlo per festeggiare in paese, lo invitiamo a farsi una passeggiata in bicicletta, e praticamente il percorso inizia proprio dalla congrega, quindi da un luogo abbandonato che era una sorta di parcheggio che non veniva utilizzato da nessuno, diventa il luogo di partenza e di collegamento con l'area del Parco dei Paduli. Quello che vedete a terra è uno degli info circle, che sono questi piastre di marmo con una grafica sopra che ti dà l'orientamento all'interno del luogo dove ti trovi, ma ti permette attraverso il telefonino, un QR code, di collegarti a una serie di informazioni, tra cui per esempio il video che è stato fatto con gli abitanti, per cui quando ti trovi lì e vuoi capire di più il senso di quella piazza, ti puoi vedere il video che è stato prodotto con gli abitanti, no? E che è stato usato per fare quel progetto lì, e da questo e questi sono gli info circle che si trovano all'interno del comune, in tutti quei punti determinanti, perché importanti per via della presenza di un monumento, perché c'è l'acqua pubblica, perché c'è il laboratorio mobilità. Per cui all'interno del comune di San Cassiano esiste un tragitto fatto di info circle che ti permette in ogni punto di avere un accesso a una serie di informazioni che sono la raccolta di quelle informazioni nate dai vari laboratori che abbiamo prodotto. Per cui, diciamo, da qui si parte. Questa per esempio è una strada recuperata con la rigenerazione urbana, e all'interno della rigenerazione urbana c'è stato questo passaggio da spazio adibito al traffico veicolare a spazio utilizzato per esclusivamente la mobilità lenta. Tant'è vero che esiste una zona 30 che parte dalla piazza della Congrega, arriva nella piazza centrale, che è la piazza che è stata oggetto della rigenerazione urbana, fa la strada che arriva al laboratorio dei Paduli, al laboratorio mobilità, sempre che è una zona 30, e dal laboratorio mobilità, questo per esempio è sempre l'area della zona 30, questo è il punto dell'acqua pubblica, qui siamo dentro il laboratorio mobilità, questa è la terrazza del laboratorio mobilità. In più abbiamo fatto una grafica a terra, è una grafica che accompagna tutto il percorso, ed è una grafica che ribadisce a gli automobilisti che la velocità è 30 attraverso una tessitura a terra che ripropone quei disegni delle cementine, dei pavimenti delle nonne, non so se vi ricordate, quelle tutte, esatto. Quindi incominciamo a ragionare che la strada non è più uno spazio da utilizzare come supporto per i veicoli gommati, ma è lo spazio che supporta il pedone e il ciclista, e quindi viene nobilitato a una sorta di soggiorno urbano, no? Che ti accompagna lungo tutto il percorso. Solo strade comunali, per fortuna, perché sarebbe stato più lungo, diciamo, il percorso amministrativo, sono anche quelle. No, per fortuna il percorso è tutto comunale fino ai Paduli, perché scavalchiamo la statale 275 attraverso un ponte, e quindi ce la siamo scampata in quel senso. Questo è l'altro infocircolo che si trova all'ingresso dei, diciamo, proprio dei Paduli, dell'area olivetata. Qui siamo vicino alla casetta. Queste sono le feste che ormai vengono organizzate molto spesso dopo la rigenerazione, stranamente, come accade nelle grandi capitali europee, quando si recupera, no, l'area abbandonata, succede lo stesso per le micro presenze urbane. Questa era una strada chiamata Via del Fosso,
dove c'erano case abbandonate, abbandonate a se stessa da sempre. Da quando c'è stata la rigenerazione urbana, tutti hanno rimesso a posto la propria casa, tutti hanno... E in più, lo spazio che veniva adibito come parcheggio, gli abitanti hanno deciso che il sabato e la domenica non parcheggiano e la piazzetta diventa completamente libera e viene utilizzata molto spesso per dei micro eventi, tipo proiezioni cinematografiche, oppure come in questa occasione per la capitale, diciamo, dei borghi. Chiaramente questa è una festa dove c'era tipo la banda del paese, il circolo delle donne che ha preparato tutte le cose da mangiare, la degustazione dell'olio della terra dei paduli, e qui insomma si tirano un po' le somme. Questo è l'esempio dell'infocircolo che si trova nella piazzetta antistante il laboratorio mobilità. Come vedete qui è il chilometro 00, perché da qui incomincia il percorso che dalla parte urbana ti accompagna fino al Parco dei Paduli, e a terra vedete come a 700 metri si incontra la chiesa della Congrega con le tombe basiliane. Quindi c'è una sorta di grafica a terra che ti accompagna lungo tutto il percorso. Quindi in un certo senso l'asfalto non è più un supporto amorfo, ma incomincia a parlare, no? Cioè incomincia a darti una serie di informazioni. Perché i San Pietrini è lo spreco che avviene dai bassoli normali, e che se non venisse utilizzato in quella maniera lì sarebbe un inerte inutilizzato. E quindi alla fine abbiamo pensato bene di utilizzare quello, che è comunque anche una forma, se vuoi, di riciclo, di un materiale che comunque avrebbe avuto altri tipi di utilizzo e che alla fine comunque è un materiale prezioso. Diciamo, questi sono questi cerchi che un po' ripropongono una sorta di foglia di oliva, e poi queste sono tutte le informazioni che diamo ai vari fruitori dei paduli. La cosa interessante è che da quando abbiamo riqualificato tutto questo percorso, tutte le signore la mattina alle 7, alle 8 le trovi tutte che vanno a correre ai paduli facendo questa strada, mentre prima prendevano la macchina, si spostavano di 500 metri per poi iniziare il percorso a piedi. Cioè ora invece escono da casa direttamente e vanno a correre, perché cioè, non è che facendo questo tipo di operazione le macchine vanno tutte a 30 km orari, no. C'è sempre il cretino che va, no? Cioè, voglio dire, a una velocità maggiore. Però sicuramente sono diminuiti i cretini che vanno a quella velocità, e dall'altra si è creata una quasi, diciamo, sicurezza nel poter attraversare queste strade per poter arrivare e raggiungere l'area dei paduli, che poi è, diciamo, quasi tutta declassata a 30 km orari. Quindi questo è un esempio all'opposto, cioè non di un fatto che nasce dal basso e quindi prende tutta una sua strada e coinvolge l'amministrazione pubblica, ma è l'amministrazione pubblica che dà un incarico, e comunque il processo torna ad essere a spirale sempre lo stesso, è sempre connesso con le altre dinamiche in moto. Cioè, qui con la scusa di intervenire nuovamente sulla Congrega, abbiamo connesso la Congrega, la piazza centrale, la piccola piazza del Fosso, l'acqua pubblica, le case minime e il Parco dei Paduli con un percorso, trasformando questo percorso in una sorta di museo all'aperto dell'area del Parco dei Paduli. Perché così, che cosa significa? Che attraverso gli infocircoli io posso cambiare in tempo immediato le informazioni. Ogni infocircolo ha un QR code e un codice, e al codice posso associargli un'informazione differente a secondo di quello che voglio fare. Per cui se un giorno voglio fare una cosa tematica, posso inserire tutte le informazioni legate a quel tema senza dover necessariamente avere costi di allestimento, costi di gestione in termini di elettricità, di affitto, di riscaldamento. In realtà investo di più sulle risorse e sulla ricerca, e tutto quello che è produzione di risorse e ricerca lo vado a utilizzare attraverso un sistema immateriale che ha un costo
ridicolo, ma che mi permette di rinnovarsi nel tempo. Cioè, nel senso, se io ho un ulteriore finanziamento, non devo investire nel pagare la luce, l'omino che gestisce la portineria, il front office, il costo di allestimento, ma posso investirlo in nuova ricerca che la vado ad aggiungere in un sistema accessibile e aperto, sul quale poi posso anche stabilire che costa 2 euro scaricarlo, no? Però il principio è che il costo di gestione è sicuramente più basso che un costo di gestione di un contenitore che conserva all'interno le informazioni, anziché mettere le informazioni in rete e renderle accessibili attraverso degli access point distribuiti sul territorio. Questo esperimento che è stato fatto a San Cassiano in piccola scala poi è diventato l'esperimento che è andato a contaminare il progetto delle interconnessioni, per cui tutto il sistema dell'interconnessione dei paduli sarà completato con questo sistema qui dei marmi circolari con la grafica e la connessione al sito, alle informazioni multimediali. Quindi, cioè, come vedete, è tutto un percorso che autoalimenta sempre lo stesso argomento, solo che prende declinazioni e racconti differenti, però partecipa allo stesso progetto. Sì. Sì, parte dal centro del paese. Esatto, perché in realtà il laboratorio sulla mobilità si trova al chilometro zero, cioè sul punto, diciamo, in cui finisce la parte costruita e inizia la parte diciamo agricola, per cui tu ti fai il percorso a piedi fino al laboratorio di mobilità, poi lì ti prendi la bici e vai verso i paduli con l'audio walk e tutto quello che ti occorre per fare il percorso. Io direi che iniziare l'altra cosa è troppo lunga, che sarebbe l'esperienza della rigenerazione urbana a Lecce col quartiere Leuca, ma è un lavoro abbastanza lungo e c'è bisogno almeno di un'oretta per raccontarlo bene. Sarebbe, diciamo, stupido fare cose veloci. Quindi direi... Pronto? Sì. Siccome stavi parlando di rigenerazione urbana, è arrivato il sindaco di Patù e magari... Salve, buonasera. Magari... Vabbè, vieni qui, no? Lo coinvolgerei in una battuta, insomma, per... avere così, vi conoscete e magari vediamo un po' cosa succede a Padù, ecco. Certo. No, non c'è bisogno. No. Va bene. Allora, intanto è bello che lei ci sarà domani ad accompagnarci in questo percorso, sì, da quello che ho capito. Sì. E quindi già è un fatto importantissimo questo per noi. Che per me soprattutto... Nella veste di cacciatore però, quindi... Nella veste di cacciatore, perché... Chi meglio di un cacciatore conosce il territorio? Certo, certo. Forse è l'unica persona che non segue le strade ma taglia i campi. Quindi è l'unica persona che conosce il territorio. In lungo e in largo. In lungo e in largo. E il punto di vista vostro è uno dei punti di vista anche più interessanti. Poi uno può anche opinare, diciamo, proprio la questione della caccia, però questo, diciamo, ognuno pensa quello che vuole e va bene così. Però siamo molto contenti di questo, perché avere il suo punto di vista sarà determinante per questo piccolo progetto che vorremmo fare tutti insieme da poi regalare all'amministrazione pubblica. No, io mi sono trovato a seguire il tuo ultimo intervento, perché nel nuovo piano di rigenerazione urbana, no? Noi come amministrazione comunale abbiamo sensibilizzato soprattutto Archeorete, no? La quale ha collaborato fortemente con i redattori del progetto, e cioè l'architetto Miglietta Mantovano, e a distanza di un mese ho visto e ho accertato in prima persona che tutte le notizie che hanno dato, per esempio l'amico Michele e l'amico Antonio, sono state riportate nel nuovo piano di rigenerazione urbana, e quindi
loro hanno fatto conoscere palmo dopo palmo il territorio che va da Morciano, per intenderci, il canale di Forcato, fino al canale di Volito. E quindi con soddisfazione io dico, ben venga se ci sono, tra parentesi, i rompiscatole, io amo definire così l'amico Antonio, perché poi alla fine produce i suoi frutti. E con soddisfazione devo notare che lo studio architetto Miglietta mi hanno ringraziato, dice ringrazio gli amici, perché ci hanno fatto conoscere il territorio palmo palmo. Io domani darò la mia disponibilità, un'ora di tempo la dedico ben volentieri, anche perché oltre al punto di vista vi vorrei far conoscere appunto i luoghi dove io da ragazzino, da piccolo e a distanza di anni vado a cacciare, tra virgolette, vado a divertirmi, e segnalare dove è possibile. Io non mi nascondo nel dire che frequentando l'agro di Taurisano ho segnalato lì dove vi erano stati di criticità, per esempio, no? E ho chiamato la polizia provinciale a intervenire. E quindi io ti ringrazio, come ti chiami? Mi chiamo Mauro. Mauro, grazie Mauro, perché grazie, io sono convinto che alla fine vi sarà un arricchimento generale, sia nostro, ma anche tuo nel conoscere il nostro piccolo territorio. Bene, grazie mille Sindaco. A domani mattina allora, ci contiamo. 10:30. Perfetto. Sarò presente. Bene. Addio piacendo. Grazie. Se avete delle domande, io c'ho il sole che vi sta ustionando. Ci vediamo domani alle 10:30. Bene.